Gentili amici appassionati, dopo gli spiacevoli fatti avvenuti nella giornata di ieri tra Città di Messina e Adriano Calcio, che ha visto i giallorossi portare a casa 3 punti a tavolino, si torna a parlare di calcio giocato nel campionato di eccellenza siciliana. Infatti al Garda Sport di Mili Marina il Pistunina ospitava il Fanellino Coda Città di Ragusa, che ha raccolto fin qui 9 punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Biancavilla Calcio, padroni di casa di mister Raciti, anch'essi reduci da una sconfitta per 4-0 al Ciccino Micali di Capo d'Orlando contro il Sant'Agata di mister Bellinvio. Ha raccolto fin qui 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, che hanno permesso di salire a quota 18 punti in classifica. 3 le affermazioni tra le mura amiche, vogliosi di trovare la quarta contro il Città di Ragusa. Quest'oggi si schierano i rossoneri in campo con un 4-4-2 che vede Vitale tra i pali, linea difensiva con Colucci, l'arretramento di Ardiri che fa coppia con Napoli al centro della difesa, a sinistra Caldore, esordio per Nino Bellamacina in coppia con D'Arrigo al centro del campo, sugli esterni Marziale e Di Maggio. La coppia d'attacco è formata da Carte e Grazioso, Pistunina orfana e Riccardo Ancione assente per influenza. Siamo già al film della gara grazie all'ausilio delle immagini di Federico Longo. Si apre con un'occasione per il Ragusa, che muove bene il pallone a sinistra verso destra trovando il tentativo di Ascia, e reattivo e attento l'esperto portiere Virgilio Vitale nell'occasione. Ancora Ragusa in avanti, qui Novello va via al diretto avversario Ardiri, prova a chiudere col diagonale e provvidenziale l'intervento di Napoli in scivolata, meglio il Città di Ragusa in questi primi scampoli di gara. Qui un traversone alla sinistra aveva trovato un colpo di testa nel cuore dell'area di rigore, attento Vitale nell'occasione, la risposta del Pistunino affidata a questo stacco aereo di Carte, perentorio il suo colpo di testa ma non preciso, poi Bellamacina riesce ad aprire rapidamente per Marziale, che corre veloce sul binario di destra, prova a spostare il pallone sul sinistro, suo piede prediletto arriva come una freccia dalle retrovie di Maggio, che si sposta la palla sul mancino e trova il secondo acuto stagionale dopo quello col Camaro, che permette al Pistunina al 26esimo minuto di gioco di passare in vantaggio, e Di Maggio a regalare la gioia ai ragazzi di mister Raciti. Sarebbero 3 punti importantissimi per il Pistunina e così salirebbe a quota 21 in classifica con uno scontro diretto mercoledì in casa del Real Aci. Ancora Pistunina qui in avanti, che ci ha provato con questa volée dalla distanza, Ardiri in proiezione offensiva. Il Ragusa però torna a farsi vedere dalle parti di Vitale, sempre dal binario mancino, le occasioni più pericolose, prova qui a girarsi in area, atterrato anche Bellamacina, sempre Ascia col mancino. Ancora una volta però centrale il suo tentativo, ci proverà allora da calcio piazzato la formazione quest'oggi in casacca blu. È bella la traiettoria del numero 5 Caruso, Vitale però riesce a mettere in corner, dovrà abbandonare il campo per infortunio al termine del primo tempo anche Grazioso, al suo posto l'esperto Pasquale Minissale, dire a poco il duplice fischio del direttore di gara Testai di Catania, che manda le 2 squadre a riposo. Decide fin qui la rete al 26esimo di Di Maggio, si torna in campo, il Pistunina che ora attaccherà a sinistra verso destra e sarà subito pericolosa con Di Maggio che recupera palla, punta la difesa avversaria da destra, mette dentro per Marziale in estirata, prova a sorprendere Di Martino in uscita, non riesce a centrare lo specchio della porta. Qui gesto di stizza invece per Nino Bellamacina, che al 65esimo minuto di gioco abbandona il campo a favore di Andrea Visconti, verrà allontanato a seguire anche l'allenatore del Città di Ragusa quando il Pistunina torna in avanti con questa palla sul binario mancino, lavorata benissimo da Minissale che la tiene in vita, arretrata per Di Maggio che ci prova, centrale il suo tentativo. Ora sono saliti nettamente i giri degli attacchi al Pistunina, dal binario destro è Marziale a puntare l'avversario, mettere dentro, arriva Colucci dalle retrovie, stacco di testa perentorio e 2-0 per i leoni rossoneri, la firma è di Ruben Colucci. Passano i titoli di coda su questa gara, il Pistunina porterà a casa 3 punti e si prepara alla sfida sul campo del Comunale 10 Reale con Real Aci di mercoledì nel turno infrasettimanale, sempre raccontato dalle telecamere della Wii Sport SD. L'ultima occasione è questo tentativo di girata di Marziale che colpisce la faccia della traversa, a seguire Carte lascerà posto a Miuccio per gli ultimi scampoli di gara, arriverà il triplice fischio del signor Testai di Catania, porta a casa 3 punti in Pistunina grazie alle reti di Di Maggio e Colucci, sale così a quota 21. Augurandosi una lieta visione a Claudio Costanzo, allora non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.